Benvenuti a un altro appuntamento con Emozioni dal Vivo. Siamo in compagnia della Presidente della Contrada, Livia Mabilino, che ringrazio per essere tornata nei nostri studi. Tre spettacoli di cui dobbiamo occuparci, poi forse parleremo anche d'altro, perché insomma come poi sempre succede sempre così. Il primo, per chi ci segue in prima trasmissione, va in scena proprio questa sera al Teatro dei Fabbri e c'è un amico nostro, insomma. Assolutamente, Valentino Pagliei, è un musicista, è un attore, è un performer. E poi, come si vede forse dalla foto alle spalle, è accompagnata da una videoartista molto brava, Goga Manson, che appunto dà un colore speciale a questo spettacolo, perché è uno spettacolo che è basato sul dodicesimo capitolo dell'Ulisse, quello dedicato al ciclope. Valentino ha fatto questa messa in scena, naturalmente anche musicale, perché poi c'è Valentino un plurimusicista, quindi suona il violino, suona il contrabbasso, in questo caso suona il contrabbasso, questo viene arricchito da queste immagini live che vengono fatte appunto da questa videoartista, che ha fatto anche molti, tanto per parlare di altro, ha fatto anche dei video musicali per cantanti che hanno molto successo, anche di animazione, molto interessanti. Sempre da dire, no, che l'Ulisse di Joyce offre opportunità le più infinite per essere smembrato, ricomposto, rimesso in scena. Infatti, insomma, il nostro museo Joyce e Sveviano, che insomma ricordiamo Cepac e Company, hanno un'attività vastissima intorno a Joyce, e fra l'altro questo è stato presentato al Bloomsday dell'anno scorso. Ah, ecco, non mi ricordavo. Sì. E quindi naturalmente offre delle declinazioni molto diverse, no? Che possono essere teatrali, metateatrali, musicali, insomma. Perché brand è un brand, Svevo e Joyce sono un brand. No, io lo dico con simpatia, ci sono decenni che lo dico, no? Cioè, nel senso che da quando facevamo le serate sveviane, sono un punto di attrazione per la nostra città, perché sono figure molto particolari, anche dalle biografie interessanti, oltre che naturalmente Joyce in questo caso ha una scrittura così particolare, così sperimentale per l'epoca, ma se la si legge adesso è molto moderna, perché in realtà, come dire, siccome ripercorre la lingua quotidiana, ne sono state fatte continuamente nuove traduzioni, perché è vero. Sì, se non le traduzioni dell'Ulisse sono a ripetizione, perché devono sempre dare l'impressione di essere up to date, laddove io sono convinto, siccome non l'ho detto l'ultima volta che ne ho parlato con Cepac, approfitto e lo dico qua. Io sono convinto, parlando di Italo Svevo, che Woody Allen abbia letto Svevo. Ma secondo me, perché è lo stesso tipo di umorismo. È lo stesso tipo di umorismo. Paradossalmente ciò viene fuori magari più, e so che è un controsenso magari, nel Woody Allen che non fa ridere, cioè quello più intimista dell'ultima produzione. Però secondo me è innegabile che l'abbia letto. Ma perché secondo me c'è anche un'autoriflessione, autoironia fortissima, che secondo me appartiene molto a questa città, e che naturalmente è incarnata anche da un ciociaro come Valentino Pagliei. Ah, è da quelle parti? Perché è da quelle parti, ma lui si è triestinizzato. Sì, sì, perché da quanto tempo sta qua? Da una ventina d'anni, anche di più. Sì, penso. Lui fece la scuola Nico Pepe e dopo ha cominciato a lavorare prima nel Teatro Ragazzi, lo fa ancora con molta gioia, perché come tutti i veri attori sanno è una palestra incredibile di esperienza attoriale, e poi fa il musicista, fa mille cose, veramente è un attore interessante. E questo, ripetiamo, è al Teatro dei Fabbri. Per due giornate, dal 16 al 17 febbraio. Il 18 febbraio invece al Teatro Bobbio, e qui c'è un altro, è difficilmente etichettabile, no, Bertolini? Per prima cosa devo dire, siccome ci hanno dato delle informazioni sbagliate, c'era scritto un aiuto alla regia, no, la fa Massimo Navone la regia. Ho capito. Che siccome è triestino, allora magari mi guarda e dopo si arrabbia, come invece un amico che saluto.
che ha fatto la regia di Instant Theater, che è uno spettacolo, naturalmente è un monologo comico contemporaneo, che viene continuamente, infatti c'è scritto riveduto e scorretto, perché insomma Bertolino l'abbiamo visto tante volte anche commentatore di trasmissioni televisive politiche, ovviamente la sua comicità è una comicità basata sull'oggi e Sì. quindi naturalmente è un lavoro in continuo aggiornamento. Adesso stanno venendo fuori e credo che anche voi ne abbiate proposto alcuni, eccetera. Questi Bertolino forse è, se non l'antesignano, ma comunque, come si dice, questi one man show o comunque questi stand-up comedian, lui forse non rappresenta il classico. La classica figura dello stand-up, ma poco ci manca, No, ecco, perché voglio lui dire. poi ha fatto molto di quello che è teatro aziendale, per È le vero, è imprese, per vero. le imprese, e questo naturalmente gli ha dato una certa direzione, un'impostazione, anche col pubblico più freddo. Sì, lui. Lui, Enrico Bertolino, riesce a coinvolgere il pubblico proprio perché spesso anche si è esibito con un pubblico che non è un pubblico teatrale che andava a vedere uno spettacolo teatrale, ma che appunto voleva sentire qualche cosa sull'attualità o che gli corrispondesse in qualche modo, insomma. Quindi molto milanese Molto meno, anche, sì, molto credo lui milanese sia in questo interista, senso fra qua. l'altro, se non mi sbaglio, se non vorrei Questo sbagliare, te lo ma so ce l'ha. dire perché io sul calcio, ahimè, non vorrei che subito gli spettatori sparissero, Sì. scomparissero, io non ci capisco Non che io nulla. sia un'aquila, però, Ecco, insomma. ecco. No, poi volevo dirti questa cosa, perché parliamo sempre di altro. Anche ho visto degli spettacoli, dei monologhi che sono passati ai Fabbri, e in realtà questa cosa della stand-up comedy ha come contagiato anche testi molto seri, oppure testi che hanno una parte di stand-up comedy e poi invece hanno una parte magari più Sì. intimista o più impegnata, come vogliamo dire, no? Quindi è come, io dico, non so se sbaglio, il rap, no? Che lo mettono dentro da tutte le parti, in Sì, qualsiasi interessante questo, sempre canzone, si questa cosa può. così, e la stand-up comedy è un po' una cosa, però la stand-up comedy ha questo, che è corrosiva Sì, e sì. spesso ha i limiti, diciamo, della scorrettezza Io ce n'è, guarda, ce n'è uno che io seguo. Un americano, però per esempio su Netflix ci sono certo, ecco, i sono terribili. sottotitoli, eccetera. Tra l'altro questo è roba semi nostra perché si chiama Anthony Jeselnik, Sì, sì, sì. quindi se roba che viene Sì, da sono roba che oltre viene da noi, confine, sì. ed è veramente di una cattiveria Cattivissimi, micidiale, sono e forse da cattivissimi. noi questo non è ancora troppo Alcuni, assimilato. ma quelli sono quelli che passano attraverso la rete in particolare, quindi che hanno una grande esplosione in rete. Quelli che hanno una grande esplosione in rete sono molto Molto, cattivi. sì. Bertolino invece è educato. Educato ma scorretto. E tra l'altro quello che è interessante è che fra gli autori, cioè i testi sono dello stesso Bertolino, di Enrico Nocera e di Luca Bottura, che Esatto, Luca Bottura è un è autore radiofonico, sì. ha scritto anche delle cose, Ma molto, ma a me piace conduttore molto, per dire la verità. radiofonico, ma bisogna anche dirlo, anche la collaborazione ai testi c'è anche Massimo, anche questo, ecco. Ma io lo conosco Massimo Navone, posso averlo Ma conosciuto? devi assolutamente intervistarlo, Allora devo scusami, è qui, intervistarlo, quindi. abita qui, sta qui, Ah, quindi è boh, un allora un giorno regista molto dovrò. valido, una persona molto simpatica. Allora, attenzione adesso al prossimo spettacolo di Sì. cui dobbiamo parlare, perché qua purtroppo Allora, siamo in devo territorio dirlo, mio. ci siamo già messi d'accordo che sullo spettacolo con Vanessa Gravina, ovvero sia testimone d'accusa di una delle più grandi scrittrici inglesi, mi dicono la più tradotta dopo Shakespeare, Sì. non posso parlare io. Deve parlare, cioè Agatha Christie, naturalmente, devo parlare di Agatha Christie. Testimone da cui deve parlare il conduttore, perché è più esperto di me e No, quindi gli faremo dire sulla cinematografia. ma anche perché qua si incontrano due miei must che sono da un lato Agatha Christie, dall'altro Billy Wilder, che è l'autore, il regista, insomma, del film del 56, mi sembra, Sì. da cui appunto 57 probabilmente. Tratto da questo, che è mi sembra che nasca come un racconto, nemmeno come un testo teatrale. Mi Però pare che credo che nasce, lei ne abbia fatto la ne ha fatto poi riduzione, una lei ne ha riduzione fatto una teatrale, riduzione ma nasce teatrale. come racconto. E al racconto manca
la battuta finale, insomma. Quando si parla del film Testimone d'accusa, nelle enciclopedie, eccetera, non si finisce mai di ricordare che la produzione, alla fine del film, pregava gli spettatori di non rivelare il finale perché c'è un colpo di scena Certo. insomma, E piuttosto. non lo riveli neanche tu. No, 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 Ecco, assolutamente, benissimo, ottimo. assolutamente. Resta una delle trasposizioni cinematografiche di Agatha Christie più perfette. Mi pare che la stessa Agatha Christie, così pensasse del film. È un piacere assoluto. Qui c'è il coinvolgimento anche del pubblico, sai che 6 persone del pubblico faranno i giurati, Ah, quindi questo non sapevo. sì. Ah, questo è È ancora più. Geppi Gleiese, che è il produttore, non Mi chiedere pare chi sia che, l'attore, ma eccetera. in queste repliche c'è anche lui? O perché so che in alcune repliche Qualche c'è stato anche lui, insomma, non volta so. sì, vedremo, perché lui è una sorpresa Sì. sempre. E Guido Corso, naturalmente, una nutritissima compagnia di spettacoli, naturalmente. Geppi Gleiese è un personaggio, no? È importante, è un attore, un produttore, poi gestisce, direttore artistico del Teatro Quirino Scritto di Roma. napoletano, quindi anche molto gentile, per dire la verità, Sì, molto, affabile. Sì. assolutamente, un vero signore. Tra l'altro, lui aveva portato in scena tempo fa anche un altro caposaldo di un certo tipo di cinema giallo tratto da, comunque in quel caso tratto da teatro, che era Il delitto perfetto, e devo dire la verità che anche là io la questione di quella chiave ogni volta mi faccio buggerare perché non riesco a seguire. In questo caso. Voglio dire, ma no, non avrei, tra l'altro, oltretutto, non si può, non è nemmeno questione di spoilerare, perché non puoi farlo, non puoi aggrapparti a Non nulla, puoi. si potrebbe dire, state attenti, perché come diceva il mago Silvan, se state attenti non capirete comunque, insomma, No, però esatto. O devo come dire la dice verità. anche Brachetti, ma questo è un giallo per chi magari ci sarà anche qualcuno, non credo, che non conosca Agatha Christie o almeno non conosca, ma è comunque un giallo giudiziario, Giudiziario, sì. no? Io Quindi sai che ho fatto la tesi naturalmente. sui film Ma che giudiziari, bello! quindi qua sono proprio. No, è roba È mia, tuo, è è roba roba mia, tua. è No, roba io devo tacere, mi taccio, come si mia. È roba suol mia. dire, mi taccio. Quindi al 23-26 febbraio al Teatro Bobbio, testimone È d'accusa. vero anche che nel teatro italiano, a differenza di quanto succede nel teatro inglese, ma lì è un altro discorso, non c'è questa grande tradizione di gialli. No, ultimamente Ultimamente però, sì, ultimamente tra ultimamente l'altro c'è. Edoardo Erba, che è l'autore della traduzione, Sì. eccetera, è specializzato Sì, è in questo tipo di cose. Però, vero. ecco, voglio dire, fino a qualche tempo fa non se ne vedevano Non tanti. andavano, però io direi che ormai è un trend quello dei gialli in teatro, direi quasi degli ultimi 10 anni. Pian Sì, piano, no? sì. Crescendo, però negli ultimi 10 anni è andato molto, molto crescendo, perché è un genere in realtà che non va mai. No, non per. Per esempio, io sono appassionata di thriller, Io, cioè, lo confesso qui, così, però mi piacciono sia in teatro che al cinema, che diciamo anche le serie TV, ecco. Sì, beh, quelle poi. Io poi amo anche quelle definite più. Insomma, a me piacciono l'Ispettore Barnaby e tutte queste cose qua. Che poi, tra l'altro, l'Ispettore Barnaby, come dire, descrive la campagna inglese come un luogo veramente depiente, Di pieno di cose terribili. manigoldi, tra Vabbè, ma l'altro. se pensiamo anche alla campagna veneta, no? Tanti quanti di quei gialli, Carlotto, eccetera, è Ah, beh, è vero, ambientata, ma non solo lui, ma anche Trevisan, ma anche sì, tanti, no? Cioè, questo probabilmente la campagna, è vero. proprio Poi la perché, campagna sì, perché la che campagna, sembrando un luogo tranquillo e ameno, bucolico e ameno, bucolico, in di fiorellini, realtà. eccetera, nasconde in realtà appunto segreti Tra inconfessabili. l'altro, ecco, questo possiamo dirlo, ecco, insomma, state attenti al personaggio interpretato da Vanessa Gravina, perché insomma, state molto attenti a quello come si comporta. E tra l'altro, ecco, Vanessa Gravina ha una storia molto, molto Sì. particolare di attrice anche di teatro, e adesso
So perché io non lo vedo, ma mi Ma raccontano, è super famosa per sì. questo, come si chiama, il Il paradiso paradiso delle delle signore, dove signore. c'è anche la nostra Lara Comar, no? Ah, Dentro. non sapevo. Ah, Ah, ma lei è un personaggio, anche lei, non sì. sapevo. Nostra, insomma, di Vabbè, tutti, insomma, insomma, sì, ma no, nostra nostro, insomma. Triestina, insomma. Ah, chiederò allora poi Assolutamente, dopo sì, l'hanno di riconfermato. questa cosa. Un personaggio dove lei mi raccontava proprio Vanessa che fa un personaggio cattivissimo e proprio per questo si diverte da matti, Sì, insomma. poi insomma, Perché deve fare i far molto buoni più e no, da ridere. morire. Mentre insomma, poi l'ha fatta sussegosa, quindi molto così, e quindi è un personaggio cui lei è molto affezionata, che le ha dato una grandissima notorietà, ma lei ha fatto con noi tantissimi anni fa una cosa di Savinio, quindi voglio dire, è Ah, mi dico. un'attrice colta. Con la regia che, di un regista che io amo, che si chiama Beppe Emiliani, Giuseppe Emiliani, che insomma, è un grande regista che lavora tanto col Teatro del Veneto, col Teatro Nazionale del Veneto e che io colgo l'occasione Ma è bello salutare. secondo me quando si possono segnalare le carriere di questi attori che, come dire, ne parlavo l'altro giorno con Alessio Boni, sono carriere antiche, no? Una volta non c'era nessun problema per gli attori passare dalla televisione ben fatta al teatro, eventualmente anche al cinema. Cioè, Certo. pensiamo ad un mito della nostra generazione che poteva essere, non so, Alberto Lupo. Alberto Lupo spaziava la televisione, Dappertutto, teatro, era un divo però della televisione. anche i cinema, peplum addirittura lo vedi. Poi questa cosa si è un po' persa e secondo me si vede che si è un po' persa e ci sono, ringraziando Dio, degli attori che non a caso arrivano dal teatro Certo, assolutamente. e lì vedi anche la Ma differenza quando dipende fanno anche molto televisione. dal fatto che le case cinematografiche chiedono tipo un anno di disponibilità totale e poi Questo possono cominciare a gennaio, a febbraio, a marzo e un attore se ha un ruolo importante aspetta, anche non lavorando ma aspetta o preferisce fare come dici tu dei monologhi, per questo sì. fanno i monologhi magari con la musica eccetera, perché Può portarlo possono sì. portarlo a spot random. Allora, testimone d'accusa va in scena 23, 24, 25, 26. Prossima Quindi settimana. la prossima settimana. Andate a vederlo perché vedete che vi divertirete nel senso etimologico del termine e alla fine, come sempre succede con Agatha Christie, vi sentirete, come dire, amabilmente presi in giro, ma Certo. la perdonate perché insomma È una è grandissima. una grandissima. Grazie a Livia Mabringo per essere stata con noi. Noi ci vediamo alla Grazie prossima e a te. Assolutamente. buon proseguimento a tutti. Proseguimento. Questa è l'atmosfera che si respira nel capannone in cui si preparano i carri per la 69esima edizione del Carnevale di Muggia, tutti assieme a cantare in vista della sfilata di domenica alle ore 13. E vai! Abbiamo appena vissuto quella che è l'atmosfera che si respira nel capannone in cui si preparano i carri tra cantici, pennellate e costruzione e disegni. Le 8 compagnie sono quasi pronte per il carnevale, quelle che vedete raffigurate sul giubbotto del presidente del carnevale di Muggia, Mario Vascotto, che è come una star, ora si gira in stile celentano. No, Presidente, per l'amor no. di Dio, no in stile celentano, sono molto più vecchio di lui. Allora, qui si crea il carnevale, qui nascono i carri, qui le idee diventano realtà. Certo, però dobbiamo puntualizzare una cosa, il carnevale di Muggia è diverso dagli altri carnevali, non mi stancherò mai di ripeterlo, il carnevale di Muggia è teatro da strada. Cosa vuol dire teatro da strada? Ci sono nelle compagnie dei gruppi che si dedicano alla regia, dei gruppi che si dedicano alla coreografia,
dei gruppi che si dedicano alla costruzione del carro facendo i bozzetti e poi c'è il gruppo che fa i costumi. Abbiamo dei disegnatori stupendi, sia delle macchiette che delle cose, tutte le compagnie. E questo all'inizio di settembre-ottobre si comincia a lavorare per il carnevale dell'anno dopo. Domenica si parte alle ore 13, poi ci sarà la premiazione in Piazza Marconi, come sempre le 8 compagnie e tutto quello che sta attorno alla festa. Certo, perché noi qui siamo tutti amici, ci aiutiamo, ci vogliamo bene, mangiamo assieme, però alla domenica l'importante è vincere. Presidente, tra l'altro lei mi ha svelato che ci sarà anche il lunedì un'asta benefica di alcuni vostri capolavori, possiamo definirli così. Quest'anno le compagnie hanno pensato anche a chi non può mangiare e chi non può fare la spesa, per cui il lunedì ci saranno dei pezzi storici delle compagnie del carnevale, cappelli, costumi e quant'altro, che verranno messi all'asta alle ore 16 in Piazza Marconi. Ci sarà un battitore d'eccezione, il Re Carnevale. Venite carichi di soldi perché abbiamo bisogno di comprare spese per i più bisognosi. Presidente, allora buon carnevale a lei, a Muggia e a tutti quelli che verranno a vedere la sfilata, perché quest'anno si può senza problemi. Grazie, e naturalmente vedrete la sfilata dappertutto, sia sulla televisione delle compagnie in streaming e sia su Tele4 che la trasmetterà in diretta.